Grazie. Grazie. Beh, innanzitutto questa giornata per me è un'occasione veramente per rendere un pubblico omaggio al coraggio, alla perseveranza con cui, a prezzo di tanti sforzi e tante difficoltà, il potrei definirlo fedelissimo Pucci Cipriani ha portato avanti questi 35 incontri della fedelissima civiltà del Tronto. Quindi grazie Pucci e grazie anche ad Ascanio Ruschi che oggi con tanta dedicazione ne continua l'opera e ringrazio anche Don Giarino per la sua bella introduzione e soprattutto naturalmente per l'assistenza spirituale che dà a questi incontri. Io credo di aver partecipato, se non a tutti, almeno alla maggior parte degli incontri, a cominciare 35 anni fa, proprio da quello del 1987, in cui ricordo che noi portammo qui le diapositive dell'incontro di Assisi che si era svolto nell'ottobre 1886, no, delle fotografie che io ho fatto personalmente, una sorta di reportage, con queste immagini agghiaccianti degli idoli pagani che, intronizzati sugli altari della Chiesa Cattolica, ma poi si concludeva con una diapositiva, una fotografia, diciamo, incoraggiante, perché era quella di una bella statua della Madonna di Fatima che avevano portato, ma che era alcuni pellegrini, ma che non avevano fatto entrare nella città di Assisi, e quindi si vedeva sullo sfondo di un tramonto in tempesta, illuminata a raggio di sole, questa lì ad Assisi, alle porte di Assisi, questa immagine della Madonna di Fatima che sembrava indicare il nostro futuro. E noi dopo 35 anni siamo qui. Ora qualcuno, soprattutto tra i più giovani, potrebbe chiedersi se ha senso in questi ultimi mesi di un anno che si presenta così drammatico per l'Italia, per l'Europa, se ha senso riunirsi a parlare di quella galleria degli antenati, potremmo dire, che sono i pensatori e i letterati della controrivoluzione. Non sarebbe meglio di parlare di temi più concreti? Ma la risposta direi è semplice, è stata in parte già anticipata da Don Davino. Cioè, questa è la tradizione, il fatto di non dimenticare mai le nostre radici, la nostra identità, la nostra cultura, per trarre dal passato, o meglio da ciò che di eterno in questo passato vive, la forza e il coraggio per affrontare il futuro. E quanto più il futuro è incerto, tanto più noi abbiamo bisogno della tradizione, la tradizione che è l'unico sentiero che ci porterà a una restaurazione della civiltà cristiana, quella civiltà cristiana che non è una tra le tante, ma come diceva San Pio X, è l'unica civiltà degna di questo nome. E chi come Pucci Cipriani e come me ha ormai una lunga vita dietro le spalle, sa quante false strade, quante false soluzioni e ricette sono state proposte al mondo della destra e del tradizionalismo negli ultimi decenni. E regolarmente ad ogni illusione è seguita una delusione, provocando confusione e scoraggiamento. E una delle ragioni di questo fallimento è stata proprio il voler ignorare o dimenticare l'insegnamento sempre attuale dei maestri della controrivoluzione cattolica. E la forza di questi maestri, sta nel fatto che essi hanno saputo non solo individuare i problemi, ma anche, offrire le soluzioni, i percorsi, da seguire per restaurare la civiltà cristiana. Quindi noi ci consideriamo i continuatori, i rinnovatori di questo pensiero che è destinato alla vittoria, perché tutto ciò che è falso inevitabilmente prima o poi cade, è destinato a scomparire dalla storia. Per esempio, oggi esiste una drammatica crisi, come sappiamo, all'interno della Chiesa. Ora, c'è chi individua, ad esempio, in Papa Francesco l'unico o il principale responsabile di questa crisi e pensa che con la sua scomparsa sia possibile un ritorno all'ordine della Chiesa, che sarebbe quindi l'ordine di Benedetto XVI, di Giovanni Paolo II, senza capire che anche questi pontificati si situano nella linea di autodemolizione avviata dal Concilio Vaticano II.
Ma sarebbe altrettanto illusorio pensare che un semplice ritorno alla messa tradizionale e alla teologia preconciliare siano sufficienti per sormontare una crisi che ha radici più antiche e risale a un processo rivoluzionario che è plurisecolare. È plurisecolare, ma che ha nella Rivoluzione francese avuto la sua espressione più paradigmatica. Il Vaticano II è stato definito non a caso il 1789 della Chiesa, ma questo significa che prima della rivoluzione religiosa del Vaticano II c'è stata nel 1789 un'altra rivoluzione che ne ha costituito in un certo senso la prefigurazione, il paradigma. Cioè, la Rivoluzione francese ha aperto l'epoca dello scontro mortale tra la rivoluzione e la controrivoluzione. E noi viviamo ancora immersi in quest'epoca perché i falsi ideali della Rivoluzione francese hanno permeato la società intera e sono penetrati all'interno della Chiesa. E questa è la ragione per cui noi siamo controrivoluzionari e volgiamo lo sguardo a chi prima di noi ha combattuto, la medesima battaglia. Tra questi antenati, tra i maestri della controrivoluzione, c'è il conte Joseph de Maistre, di cui vorrei brevemente parlarvi per mostrare l'attualità del suo insegnamento. Joseph Marie de Maistre nacque a Chambéry, in Savoia, il 1 aprile del 1753, primogenito di 10 figli da una famiglia di fedeli servitori della dinastia Sabauda, succedendo al padre come magistrato e senatore del Regno di Sardegna. Studiò giurisprudenza a Torino e concluse gli studi nel 1772, iniziando poi la professione di magistrato. Dopo l'invasione napoleonica del 1796, seguì le sventure e l'esilio della dinastia Sabauda, finché nel 1802 il re Vittorio Emanuele I lo inviò come suo plenipotenziario a San Pietroburgo presso lo zar Alessandro I. Fu dunque il rappresentante del suo sovrano per 14 anni, dal 1803 al 1817, che furono gli anni decisivi della sua vita, in cui compose opere capitali come Le serate di Pietroburgo e Il saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche, che abbiamo recentemente ripubblicato e che potete qui trovare. In questi anni nutrì una fitta corrispondenza con personaggi illustri del suo tempo e una corrispondenza ricca di osservazioni erudite, di aforismi, e anche i suoi dispacci al re di Sardegna sono delle relazioni profonde, non comprese dal re Vittorio Emanuele I, che era un uomo onesto ma di mediocre intelligenza, che fece sapere a De Maistre attraverso il suo scudiero, gli fece pervenire questo messaggio: in nome di Dio, dite al conte De Maistre di scrivere dei dispacci e non delle dissertazioni, perché gli scriveva dei trattati. Comunque divenne a Pietroburgo la figura centrale del circolo cattolico della capitale, attorno a cui gravitavano i gesuiti che erano stati soppressi, ma sopravvivevano nella provincia di Russia, dove esercitavano un fecondo apostolato, ma si diceva che essi mietevano dove il conte de Maistre aveva seminato a San Pietroburgo. Tanto che alla fine si levò una forte resistenza contro di loro, una lobby capitanata dal ministro dei culti Golitsin, e i gesuiti furono espulsi da San Pietroburgo e fu fatto sapere a Vittorio Emanuele I che anche il conte de Maistre non era figura gradita, quindi lui lasciò nel 1817 la Russia, rientrò a Torino dove fu ricoperto di tardivi onori come quello di reggente della cancelleria del Regno di Sardegna e negli ultimi anni della sua vita fu membro delle Amicizie Cattoliche, l'associazione segreta controrivoluzionaria fondata dal venerabile Pio Brunone Lamperi. Morì a Torino il 26 febbraio 1821. Ora, parlando della sua opera, è bene sgombrare subito il campo dagli equivoci, e il primo è quello di un de Maistre massone o filomassone. È la critica che gli viene rivolta, ad esempio, dal sacerdote Don Curzio Nitoglia. Ora,
È vero che nel 1774, cioè a 21 anni, De Maistre, come molti giovani aristocratici del suo tempo, entrò in una loggia massonica, il Trois-Moutiers, per poi spostarsi in un'altra di rito scozzese, la Parfaite Sincérité, ma abbandonò definitivamente la massoneria quando comprese la natura della rivoluzione francese. Durante il periodo di questa giovanile adesione alla massoneria nel 1782 pubblicò uno scritto dal titolo Mémoire inédit au Duc de Brunswick, in cui si esprime a favore di una massoneria spiritualista contro quella che era l'ala antireligiosa della setta rappresentata dagli Illuminati di Baviera. Nel 1925 uno storico francese, Émile d'Hermangem, ha pubblicato questo scritto, questa memoria al duca di Brunswick, che è stato subito enfatizzato negli ambienti massonici ed esoteristi, dimenticando però che questo scritto, che è del 1782, precede di ben 14 anni quella che poi fu, a partire dal 1796, l'opera controrivoluzionaria di De Maistre, perché inizia questa opera nel 1796 con le considerazioni sulla Francia. E da allora, cioè dal 1796 in poi, si sviluppò questa opera controrivoluzionaria senza alcuna, diciamo, sbavatura di tipo massonico. A riprendere negli ambienti tradizionalisti italiani la tesi di d'Hermangegen fu il giornalista Alfredo Cattabiani, nella sua introduzione alle serate di Pietroburgo, pubblicata nel 1971 dall'editore Rusconi. Perché Cattabiani si era laureato brillantemente con una tesi sul pensiero di De Maistre a Torino, però conobbe un itinerario intellettuale opposto a quello del conte Savoiardo, perché a differenza di lui, Cattabiani passò dal tradizionalismo cattolico della gioventù al tradizionalismo esoterico di René Guénon e di Elémir Zola, e dunque tentò un po' nella sua introduzione di accreditare questo De Maistre. Ora, premesso che la massoneria è intrinsecamente cattiva in tutte le sue espressioni, riti e logge, non c'è una massoneria buona, una massoneria cattiva, però mi sembra veramente ingiusto interpretare una vasta opera controrivoluzionaria come quella di De Maistre alla luce di questo errore giovanile, perché bisogna essere sempre cauti nell'addebitare al nostro prossimo le scelte del suo passato, no? Ognuno ha qualcosa sempre da farsi perdonare. Ora, De Maistre è vero che è stato massone, ma si è reso conto dell'errore e nei dialoghi delle serate di Pietroburgo il vecchio De Maistre è rappresentato dalla figura del senatore, il nuovo dal personaggio del conte. Quindi non è una sorta di Giano bifronte, è la spiegazione del passaggio dall'antica alla nuova posizione. Tutto qui. E non bisogna dimenticare ciò che prima ho ricordato, cioè che quando De Maistre tornò a Torino fu un membro attivo dell'Amicizia Cattolica, che era un gruppo controrivoluzionario molto chiuso ed esigente, che fondava il suo apostolato proprio sulla buona stampa, cioè sulla diffusione di buoni libri attentamente vagliati. Io ho pubblicato in un testo che si chiama La Biblioteca delle Amicizie il repertorio di questo migliaio di buoni libri. Che varrebbe la pena veramente ripubblicare, diciamo, pubblicati diffusi dalle amicizie cattoliche. E nei verbali di questa associazione noi leggiamo che, ad esempio, il 1 marzo 1821 tutto si impiega alla tornata nel compiangere il perduto amico Conte de Maistre, perché era morto da poche settimane, fissando per il sabato successivo un modesto funerale per l'anima del defunto. Il 12 luglio dello stesso anno si annunzia la traduzione del saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche, espressione delle egregie dottrine di un altro amico, cioè di De Maistre. Il segretario di questa amicizia cattolica di Torino era il marchese Cesare D'Azeglio, padre di Massimo, però a differenza del figlio, il padre fu uno dei principali esponenti, come Monaldo Leopardi e il principe di Canosa, della controrivoluzione italiana. E il 27 settembre del 1821, sempre i verbali, riportano i verbali che il segretario, cioè D'Azeglio, fa conoscere la nuova edizione delle considerazioni sulla Francia, riunita in un solo volume, con il saggio sul principio generatore.
potremmo continuare. E quando De Maistre morì, i gesuiti ne accolsero le sue spoglie nella loro chiesa torinese dei Santi Martiri. Cosa che certo non avrebbero permesso a un autore in odore di eterodossia. Ancora oggi, sulla parete della prima cappella a sinistra di questa chiesa, entrando, si trova la lastra tombale del sepolcro di De Maistre. La Chiesa cattolica non ha mai censurato nessuna tesi di De Maistre, ma anzi, lo scrittore savoiardo è sempre stato presentato come un campione della difesa del papato e, aggiungiamo noi, del pensiero controrivoluzionario. Le edizioni di Alleanza Cattolica nel 1977 stamparono un importante libro di Monsignor Henri de Lassus dal titolo Il problema dell'ora presente, antagonismo di due civiltà. L'editore FDF lo ha ripubblicato nel 2014 a cura di Don Nitoglia, che definisce questo libro una vera somma, giustamente, una vera somma del pensiero cattolico controrivoluzionario, raccomandandone lo studio approfondito. Ebbene, Monsignor de Lassus, la cui opera realmente riassume il pensiero della controrivoluzione cattolica dell'Ottocento, definisce De Maistre come il veggente, il profeta dei tempi presenti, indicandolo come uno dei suoi punti principali di riferimento. E secondo Monsignor de Lassus, nessuno ha visto meglio né meglio spiegato di De Maistre ciò che è la rivoluzione. Cito De Lassus, egli continuò a farne sino alla fine della sua vita il principale, si potrebbe dire l'unico oggetto dei suoi studi. E tutto ciò che avvenne da poi, tutto che vediamo oggigiorno e che un prossimo avvenire ci lascia intravedere, giustifica le sue vedute, conferma le sue previsioni. Nessuno ha considerato la rivoluzione da un punto più alto, da un orizzonte più vasto, né l'ha penetrata con uno sguardo più acuto. E sempre Monsignor de Lassus ricorda che fin dal 1794 De Maistre aveva detto alla marchesa Costa Beauregard, in un discorso sulla vita e la morte del figlio, queste parole: bisogna avere il coraggio di confessarlo, madama, per molto tempo non abbiamo compreso la rivoluzione di cui siamo testimoni, per lungo tempo l'abbiamo presa per un evento, eravamo nell'errore, essa è un'epoca. Perché De Maistre intuì, questo è il suo primo grande merito, il carattere epocale, non accidentale, della rivoluzione francese. E nelle considerazioni sulla Francia scrive: la rivoluzione francese è una grande epoca e le sue conseguenze di ogni genere si faranno sentire molto tempo dopo la sua esplosione e oltre i confini del suo focolare. Nel 1796, 2 anni dopo la caduta di Robespierre, De Maistre scriveva: la rivoluzione non è terminata, nulla ne fa presagire la fine, essa ha già prodotto grandi sventure e ne annunzia di più grandi ancora. E gli avvenimenti, man mano che si svolgevano, lo confermarono in questo giudizio. Nel 1806, all'apogeo dell'epopea napoleonica, De Maistre scriveva: l'universo non ha mai visto nulla di uguale. E che dobbiamo noi vedere ancora? Ah, noi siamo ben lungi dall'ultimo atto o dall'ultima scena di questa spaventevole tragedia. Niente annunzia la fine delle catastrofi e tutto al contrario dice che devono continuare. E un anno dopo, nel 1807, scrive: essendo il mondo assolutamente sconvolto fin nelle sue fondamenta, né la generazione presente né probabilmente la successiva potrà vedere il fine di tutto quello che si prepara. Ne avremo forse per 2 secoli, ci siamo. Quando penso a tutto ciò che deve ancora avvenire in Europa e nel mondo, mi sembra che la rivoluzione incominci adesso. De Maistre non comprese solo il carattere epocale della rivoluzione, ma la sua natura intrinsecamente perversa. Scrive: ciò che distingue la rivoluzione francese e che ne fa un avvenimento unico nella storia è che essa è malvagia radicalmente. Nessun elemento di bene conforta l'occhio dell'osservatore. È il più alto grado di corruzione conosciuto, è la impurità pura. In quale pagina della storia si troverà una quantità così grande di vizi che agiscono insieme sul medesimo teatro? Quale intreccio spaventevole di bassezza e di crudeltà? Che profonda immoralità? Quale oblio di ogni pudore?
Dio permette questo male quando le nazioni sono divenute colpevoli al punto da chiamare necessariamente su di loro dei castighi collettivi, generali. Quando, dice De Maistre, Dio ha risoluto di richiamare le nazioni all'ordine con la punizione di umiliarle, di sterminarle, di rovesciare i troni o di trasferire gli scettri, ecco che per esercitare queste vendette adopera quasi sempre come strumenti dei tiranni, degli usurpatori, dei conquistatori che, dice, si ridono di tutte le leggi, niente loro resiste perché sono gli esecutori di un giudizio divino. Niente poté resistere ai Giacobini in Francia, niente poté resistere a Napoleone in Europa, che però fu lo strumento di cui la provvidenza si servì per castigare le nazioni e aprire loro gli occhi. Quello che più colpisce nella Rivoluzione francese, scrive sempre De Maistre nelle considerazioni sulla Francia, è questa forza travolgente che piega tutti gli ostacoli. Il suo turbine trasporta come fuscelli tutto ciò che la forza umana ha saputo opporle. Nessuno ha impunemente contrastato la sua marcia. Con piena ragione è stato notato che la Rivoluzione francese guida gli uomini ben più di quanto gli uomini non la guidino. Perfino gli scellerati che sembrano dirigerla non ne sono che meri strumenti e non appena pretendono di dominarla cadono ignobilmente. Non si potrebbe ripeterlo abbastanza. Non sono gli uomini che guidano la rivoluzione, ma è la rivoluzione che usa gli uomini. E De Maistre ritorna costantemente su questo pensiero. Tutto ciò, scrive, che deve cadere, cadrà, come tutto ciò che doveva cadere è caduto nonostante tutti gli appoggi immaginabili. Le rivoluzioni, commenta Monsignor de Lassus, non servono solo a punire i prevaricatori, uomini e nazioni, perché Dio distrugge le cose che si sono corrotte usando come strumenti gli stessi uomini che ne sono i corruttori. Quante istituzioni, dice, la rivoluzione ha troncato, sradicato, distrutto e dalle quali è sparita anche la memoria. Esse non davano più frutti, tanti almeno che avrebbero potuto produrre. Se Dio pota la sua vite, ha detto nostro Signore, è perché produca frutti più abbondanti, o per essere più esatti, io sono la vera vite e mio padre è il vignaiolo. Tutti i tralci che non portano in me frutto li toglie via e tutti quelli che portano frutto li rimonderà perché vie più fruttifichino. Di De Maistre, nelle considerazioni sulla Francia, ci viene trasmessa, De Maistre ci trasmette anche un'altra sentenza capitale, che è questa. C'è nella rivoluzione un carattere satanico che la distingue da tutto ciò che si è veduto e forse da tutto che si vedrà. Essa è satanica nella sua essenza e non sarà mai spenta totalmente se non dal principio contrario. La restaurazione dell'ordine, che viene chiamata controrivoluzione, scrive, non sarà affatto una rivoluzione contraria, bensì il contrario della rivoluzione. È una sentenza celebre. La controrivoluzione non è una rivoluzione di segno contrario, ma è il contrario della rivoluzione. Dunque, De Maistre ci invita a non illuderci sulle false reazioni alla rivoluzione, che sono alimentate dall'intelligenza diabolica che guida la rivoluzione. La rivoluzione è satanica e quindi non potrà essere annientata che da una visione del mondo integralmente cattolica. Non ci può essere una vera destra se non si comprende il carattere epocale della rivoluzione e dunque la necessità di uscire dall'epoca della rivoluzione francese, dai suoi miti e dalle sue illusioni, ma non ci può essere neanche un vero tradizionalismo se non si comprende la necessità di una controrivoluzione integrale sul piano religioso, politico e culturale. Ecco, che cosa direbbe oggi De Maistre? Entro in un tema spinoso. Io penso che egli, che fu sempre tanto severo con Napoleone, ci metterebbe in guardia contro il bonapartismo, che è una tentazione antica e sempre risorgente per l'uomo di destra.
Lo storico francese René Raymond, nel suo classico libro dedicato alla storia della destra in Francia, che è stato tradotto anche in italiano, l'ha distinta nelle sue tre principali anime e tendenze, che poi sono le tre principali anime e tendenze della destra non solo francese ma europea. Le definisce la ultra, la bonapartista e la orleanista. La prima di esse, la ultra, riprende la dottrina della controrivoluzione. È la tradizione fatta sistema e eretta politica. La seconda, la orleanista, conservatrice e liberale, eredita dall'orleanismo la sua base ideologica. La terza ha operato un'amalgama di elementi eterogenei all'insegna del nazionalismo di cui il bonapartismo era stato un'anticipazione. Ecco, il bonapartismo è il desiderio di autorità e di ordine degli uomini di destra frustrati dal caos verso cui ci porta la rivoluzione e si presenta come, in un certo senso, l'ammirazione verso chi, con la sua forte personalità, con il suo carisma, diremo oggi, sfida il potere costituito rivoluzionario per instaurare un ordine nuovo. Il fascismo fu indubbiamente una forma di bonapartismo che sedusse molti cattolici che volevano reagire all'avanzata del comunismo. Hitler, ma anche Mussolini, amalgamavano rivoluzione e controrivoluzione in una visione del mondo che si presentava come una reazione sia al comunismo che alla decadenza liberale borghese. Il professor Correa de Oliveira fu una voce esemplare della controrivoluzione cattolica che negli anni 30 e 40 del Novecento, lo ha ricordato recentemente Loredo, difese il movimento cattolico non solo dall'attacco aperto del movimento comunista, ma anche dall'infiltrazione di tendenze e di idee di stampo nazionalsocialista. I cattolici, affermava Correa de Oliveira, devono essere anticomunisti, antinazisti, antiliberali, antisocialisti, antimassoni, appunto perché cattolici. Per questo, quando ci viene presentato un manifesto dottrinale o un programma di azione, dobbiamo esaminarlo con la massima accuratezza per capire se c'è qualche goccia di veleno nella pietanza che ci viene offerta. E nessuna pietanza condita con socialismo o con liberalismo può essere buona, così come nessuna condita con fascismo o nazionalsocialismo. Gli uomini di destra del primo Ottocento furono affascinati dal sogno imperiale di Napoleone che tese la mano agli ultras per integrarli nell'esercito e nella burocrazia dell'impero, così come un secolo dopo gli uomini di destra del Novecento furono tentati dal Terzo Reich di Hitler e oggi quelli del XXI secolo dalla Grande Russia di Putin. Io credo che la massima espressione del bonapartismo sia oggi il putinismo. E quando uso questo termine mi riferisco più che a un'ideologia, a un atteggiamento psicologico di simpatia e di ammirazione per l'uomo forte che osa sfidare l'odiato Occidente. Perché nel putinismo si sovrappongono temi di sinistra e temi di destra. Nel suo ultimo discorso del 30 settembre, il presidente russo ha miscelato tesi come l'anticolonialismo, che è un cavallo di battaglia fin dalla fondazione della Terza Internazionale Comunista, con tesi care invece alla destra europea, come il sovranismo e la critica della teoria del gender. Ecco, il tentativo è quello non solo di ricostruire una identità nazionale condivisa in Russia, che ha come suoi simboli la bandiera rossa comunista e l'aquila dei Romanov affiancati, ma è anche quello di offrire una sponda politica bonapartista alla destra europea. E in questa prospettiva si situa il continuo richiamo alle guerre patriottiche condotte dalla Russia di Stalin contro Hitler e dalla Russia zarista contro Napoleone. Ma è proprio Napoleone, in un certo senso, il modello di Putin, per la capacità che Napoleone ebbe di amalgamare gli eredi del giacobinismo e quelli della Vandea sotto le insegne dell'aquila imperiale francese. E non a caso Putin, in questo discorso, quello del 30 settembre, successivo alle annessioni delle province del Donbass, ha chiuso il suo discorso con una citazione di colui che ha definito il vero patriota Ivan Alexandrovich Ilin, che è questa: se considero la Russia la mia patria, significa che amo
contemplo e penso in russo, canto e parlo in russo, che credo nei poteri spirituali del popolo russo. Il suo spirito è il mio spirito, il suo destino è il mio destino, la sua sofferenza è il mio dolore, la sua fioritura è la mia gioia. L'autore di questa frase, Ivan Ilin, fu un intellettuale russo, sostenitore dell'armata bianca contro i bolscevichi, poi esiliato e morto in Svizzera, ammiratore di nazismo e fascismo. Nel 2005 Putin fece riportare in Russia le sue spoglie come gesto di riconciliazione fra i bianchi e i rossi della guerra civile. Ora, il programma politico di Ilin è attraente, ma non ha niente a che fare con quello della controrivoluzione cattolica, se non altro perché ha uno dei suoi pilastri nell'ideologia ortodossa della Terza Roma che dovrebbe sostituirsi alla Roma cattolica. E De Maistre, nella sua lunga permanenza a San Pietroburgo, conobbe bene la Chiesa ortodossa russa e ne colse lo spirito protestante. Per De Maistre non c'è nessuna differenza sostanziale tra lo scisma orientale e il protestantesimo occidentale. Scrive: è una verità fondamentale in tutte le questioni religiose che ogni chiesa che non è cattolica è protestante. Invano si è cercato di fare una distinzione tra chiese scismatiche ed eretiche. So bene cosa si vuole dire, ma alla fine tutta la differenza sta solo nelle parole, e ogni cristiano che rifiuta la comunione del Santo Padre è un protestante o lo sarà presto. Che cos'è un protestante? È un uomo che protesta. E che cosa importa se protesta contro uno o più dogmi, contro questo o contro quello? Può essere più o meno protestante, ma protesta sempre. Una volta rotto il vincolo dell'unità, non c'è più un tribunale comune, né di conseguenza una regola di fede invariabile. Tutto si riduce al giudizio particolare e alla supremazia civile che costituiscono l'essenza del protestantesimo e dell'ortodossia. I protestanti si richiamano alla sola scrittura, gli scismatici greco-ortodossi alla sola tradizio. Ma ciò che hanno in comune è il rifiuto della infallibilità del Papa e del suo primato universale, il rifiuto della cattedra romana. Ma la Chiesa cattolica, per quanto oggi tradita e sfigurata nel suo aspetto visibile, è e continua ad essere l'anima e la madre della controrivoluzione. E Joseph de Maistre ci ricorda che non si possono fare compromessi né con le posizioni neoliberali di quella che un tempo era la destra orleanista, né con quelle post-staliniste di quella che un tempo era la destra bonapartista. Ma alle false destre bisogna opporre la bandiera della controrivoluzione cattolica, che era ed è ancora quella del trono e dell'altare, all'interno di uno schieramento che si chiama Occidente, un Occidente che per noi non è quello della Rivoluzione francese, ma è quello della Vandea, non è quello del Risorgimento, ma è quello dei difensori degli stati preunitari, non è quello dello spirito modernista di Assisi, ma è quello di chi proprio qui, mi ricordo, nel primo incontro di Civitella del 1987, quando noi denunciammo lo scandalo, diciamo, di Assisi, beh, suscitammo le proteste di quei allora 87 discepoli di Franco Cardini, presenti, che poi si allontanarono dall'anno dopo, che però allora lodavano l'unità trascendente delle religioni di Assisi e oggi sono gli stessi che lodano il progetto imperiale, diciamo, di Putin. Ma tutto questo è rivoluzione. E uscire dall'epoca della rivoluzione è il nostro grande ideale. Questo è anche l'insegnamento che riceviamo dal conte Joseph de Maistre, uno dei maestri della controrivoluzione che Pucci Cipriani ed io abbiamo oggi voluto onorare. Forse può essere che non tutti i presenti siano d'accordo, ma permettetemi di pensare che il conte Joseph de Maistre, se fosse vivo oggi, sarebbe al nostro fianco. Grazie. Ecco, ringraziamo il professor De Mattei per questo intervento, per aver ricordato la figura fondamentale di De Maistre e anche per i suoi spunti lanciati sull'attualità. Non so se su questo
qualcuno vuole fare delle considerazioni, purché ovviamente brevi, perché i tempi sono veramente ristretti e sono già 20 alle 1. Magari insomma una domanda, ecco, prego, Posso? prego. Ecco, oggettivamente, a parte la lezione magistralis del professor De Mattei sul tema specifico sul De Maistre, che è inappuntabile, però mi permetta, professore, questa è una cosa che speravo di avere l'occasione di rifarlo di persona, però negli ultimi anni, mi perdoni, perché magari Prego. potrò sembrare brusco, Prego. io non ho compreso più le sue posizioni. Da questo punto di vista, perché per carità, tra il dire e non essere Però putinisti, scusi, ecco, siccome la domanda è troppo vasta, no, no, mi faccia magari una domanda certo, relativa no, all'intervento che ho fatto. sì, esatto, Perché? no, è riferita all'intervento assolutamente, però non riferita alla, diciamo, alla discussione sull'opera di De Maistre, ma sul putinismo, quindi sull'attualità, se è consentito, Certo, sì, no, 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 su quello è un, su per rientra carità, nel no, te, no, rientra nel tema. volevo entrare nel tema, Rientra ecco. nel tema. Io quello che non ho capito delle sue attuali posizioni è, sì, non essere putinisti, non aderire alla Terza Roma, ma essere zelenskiani e sposare questo Occidente terminale e quindi schierarci, in questo momento credo che schierarci sia importante, credo che sia necessario, Ma e quindi schierarci con, e soprattutto con gli Stati Uniti e quello che rappresentano soprattutto. Io credo che negli ultimi anni non sia molto chiara questa sua ma posizione, ecco, almeno non è chiara a me, mi figurino. dispiace Grazie. che le rispondo, mi dispiace, diciamo, se la mia posizione non è chiara, credevo di averla chiarita un poco anche diciamo, nel mio intervento. Se c'è qualcuno che diciamo, negli ultimi 10, 20, diciamo 50 anni ha sempre, come dire, sistematicamente criticato la corruzione ideologica, culturale e morale dell'Occidente, credo che siano stati i controrivoluzionari, e tra questi controrivoluzionari io mi colloco, perché quando noi diciamo che l'Occidente, o che quello che accade oggi in Occidente, ecco, le peggiori cose che noi vediamo, diciamo la cultura gender, LGBT, il transumanesimo, eccetera, ha le sue radici ultime in un processo addirittura plurisecolare che risale alla decadenza del Medioevo. Che cosa facciamo se non rifiutare tutto uno sviluppo, diciamo, dell'Occidente, che oggi è rappresentato da alcuni uomini politici, come i rappresentanti, diciamo, dell'Unione Europea, o se vogliamo da Biden o altri, in cui certo non sarebbe assurdo immaginare che possiamo noi riconoscerci. Quando io ho detto che il nostro punto di riferimento, quando parliamo di Occidente, non è l'Occidente di Biden, non è la visione del mondo, la filosofia di Biden, di Zelensky o di Ursula von der Leyen o chi vuole, ma è l'Occidente del Medioevo, della Vandea, delle crociate. Beh, insomma, che cosa dovrei dire più di questo per prendere le distanze, no? Ma una volta detto questo e chiarito questo, non penso e non ritengo che di fronte a questo Occidente corrotto che si sta disfacendo sotto i nostri occhi, il, tra virgolette, putinismo rappresenti un'alternativa, cioè l'unica alternativa possibile è quella che la Madonna ci ha indicato a Fatima, il trionfo del cuore immacolato di Maria, che è la restaurazione di una civiltà cristiana, diciamo, integralmente cattolica, per la quale noi dobbiamo continuare a combattere, senza simpatie per nessuno, diciamo, dei contendenti che in questo momento, diciamo, si affrontano sulla scena internazionale. Io credo che se De Maistre fosse vivo, alla luce della sua, come dire, visione dall'alto, ci direbbe questo, ci direbbe che c'è una situazione internazionale che
contro forse la volontà stessa dei loro protagonisti, dei loro attori principali, li porta verso una gigantesca catastrofe, verso un gigantesco cataclisma, ma un cataclisma le cui ragioni profonde non stanno né nella politica sbagliata della NATO né nella politica sbagliata di Putin, ma stanno nella quantità immensa di peccati, nell'allontanamento da Dio, diciamo, dell'umanità, diciamo, dell'ultimo secolo, degli ultimi secoli. Io noto questo, che salvo nell'anno 1917, era l'anno centenario, diciamo, di Fatima, se ne è parlato un po' di più, qualcuno pensava che chissà, forse poteva succedere qualcosa in quell'anno, ma oggi, per esempio, il tema di Fatima, che a mio parere è una lettura che continua a darci la chiave degli avvenimenti, è completamente accantonato. A Suor Lucia disse che la recita del rosario può risolvere tutti i problemi di natura nazionale e internazionale. Quindi la soluzione di tutta la crisi internazionale non sta né nella politica degli Stati Uniti o della NATO, né in quella, diciamo, di Putin, ma neanche nelle proposte di pace di Papa Francesco o di altri, di movimenti politici. Tutte impostate in una chiave assolutamente orizzontale, cioè quello che è totalmente assente dal dibattito è un riferimento a quei valori supremi che trascendono la contingenza delle cose politiche e che sono però la chiave degli avvenimenti, cioè la crisi di cui noi che stiamo soffrendo ha radici metafisiche, ha radici religiose ed è solo su questo piano che si può diciamo, reagire, che può essere una vera controrivoluzione cattolica. Per cui io mi limito semplicemente a dire questo: guardate che la soluzione al problema è quello che Don Del Vaino, diciamo, ha detto. Io condivido, diciamo, pienamente quello che lui ha detto nella sua introduzione: è il ritorno a una visione del mondo cattolica professata e vissuta e non altro. Ho l'impressione però che all'interno del mondo della destra, del tradizionalista, nello spazio di 2 anni ci sia come una sorta, diciamo, di frenesia, per cui prima si sono inseguiti tutti i problemi di ordine sanitario, la pandemia, poi i problemi, adesso i problemi politici, cioè ci sia stata una politicizzazione eccessiva e un allontanamento invece da quella visione alta in termini dei principi, che io credo che anche qui noi a Civitella dobbiamo ricordare. Noi siamo qui per riaffermare quei principi supremi che devono regolare la vita dei popoli e la vita degli uomini. Non dobbiamo fare, certo, alla luce di questi principi possiamo poi considerare, parlare anche ovviamente di politica, ma parlare di politica alla luce dei principi e non in un certo senso inghiottire, assorbire i principi, diciamo, in una sorta di passione politica che poi diventa quasi una tifoseria, per cui se non la pensi come me ti scomunico. Credo che che in questa prospettiva anche un poco di confronto di idee sia utile, sia costruttivo. Ecco. Però mi fermo, non voglio. Io sentirei ancora se c'è qualcuno. C'è un'altra domanda al volo, se qualcuno vuole fare una domanda al professore. Lorenzo? No, io ho Pensavo. capito, avevo detto di sì perché ho capito, mi hai chiesto per l'intervento dopo, No, 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 professore. no. Vabbè, comunque io poi sono ovviamente a disposizione di ognuno dei presenti che sul piano magari personale, a tavola o dove sia, voglia approfondire, diciamo, Grazie. l'argomento. Grazie. Grazie. Allora, Grazie. ringraziamo ancora il professor Di Matteo. Certo.